Oggi affrontiamo il discorso dei potenziali rischi del vaccino AstraZeneca. Il vaccino, come sappiamo, è stato sospeso perché c'era il timore che causasse trombosi nei soggetti vaccinati. Bene, gli studi effettuati dalle agenzie di controllo nazionali e internazionali hanno dimostrato che in realtà non c'è un aumento di questa patologia nei soggetti vaccinati, anzi nella popolazione generale una diminuzione, tranne alcuni casi veramente limitati nei quali il vaccino fa un effetto simile a quello che in rarissimi casi l'eparina provoca nei soggetti a cui viene somministrata, cioè la trombocitopenia. Si tratta comunque di una minoranza estremamente ristretta. Questo non giustifica assolutamente la sospensione del farmaco, del vaccino. Il vaccino si è dimostrato salvavita, un provvedimento importantissimo, lo dimostrano i dati dell'Inghilterra. Si è passati in Inghilterra da 1200 morti al giorno a 17-20 morti al giorno grazie a una vaccinazione di massa fatta con una sola dose, tra l'altro, di AstraZeneca. Una scelta un po' coraggiosa, ma che si è rivelata giusta. Quindi l'invito è a continuare a vaccinarsi e non avere paura degli effetti collaterali. In ogni caso, quando si assume un farmaco, una quota minima di rischio c'è sempre, ma l'importante è che questa quota sia significativamente inferiore ai grandissimi benefici che ci procura la vaccinazione.